I am my own special creation. TZ 101. Tommaso Zorzi, buonasera! Buonasera! Come va Tommaso? Tutto bene, come va? Voi? Bene. Ma sì, dai, va bene. Va bene, no, perché ma sì? Male. No, ma sì, dai, è 2021, sì. Bisogna stare schisci. Ma sì, c'è sempre quel velo di anche no. Sì, no, esatto. Come va l'amore, Tommaso? Bene, molto bene, l'ho detto, perché me lo chiedi? Perché siccome non ti vedo sui giornali in questi giorni, che non stai quando l'isola... mi vedi sui giornali vuol dire che sto bene. Quell'isola è finita, eccetera. Quindi, Allora l'abbiamo detto, Tommy è un po' in stop work, come dicono i ragazzi anche che ti seguono, del TZ VIP, esatto, però non è in stop work radiofonico, perché tutte le settimane sarà qui con noi. Però un posto periodo... Poi io anticipo ancora una volta che a novembre. Alla ripresa di Costanzo Show ci sarà Tommaso. Sai che, scusa Tommy, sai che non so se l'avevi già detto, Maurizio. Lo dico sempre. Sì, lo so. Lo dico sempre. Sì. Tantissimi Tommy, messaggi per te, buonasera, in attesa di Tommy. Anche oggi vorrei ricordargli che I am what I am, ed è questo l'importante. Te lo scrive un'ascoltatrice che si chiama Marti, che non sarà l'unica. Esatto, che salutiamo, che non sarà l'unica che leggeremo. Io mi sono messa da parte, Tommy, anche un po' di tweet, perché mentre siamo in diretta è un po' complicato, no? Poi stare a seguire tutti i tweet che fanno, e quindi avrei già una preferita. Mica. Sì. Avrei già una preferita, la diciamo subito a sto giro. Lei dice: dove devo firmare per essere la preferita per una sera? Mi chiamo Lucia, lunetta underscore abyss su Twitter. Grazie Tommaso, Lucia, ti amo. È il tuo giorno fortunato. Lucia, è il tuo giorno fortunato. Lei scrive: io ci provo ma dubito di essere fortunata, e siccome a noi piace invece far ricredere anche che è l'ascolto, niente, oggi la fortunata preferita è lunetta underscore abyss, che ci ha mandato questo messaggio su Twitter. Carlotta, ti volevo dire scorsa una cosa, ma volevo dirla più che a te, a Maurizio, te lo sì. Ma grazie anche a quello che abbiamo fatto al Costanzo Show, ovvero il fatto che io abbia sempre scelto di voler, come non tutte, però interpretare anche pezzi napoletani. A settembre la città di Napoli mi premierà con il loro premio più importante, il premio San Gennaro, io insieme ad Andrea Bocelli, per il lavoro fatto sulla canzone napoletana. Bella cosa. Ma che bello, sì. Ma che meraviglia. Molto piacere, Zorzi. Anche sì. A me, bravo e Tommy. Tra l'altro sei stato proprio menzionato nel bando, grazie al Grande Fratello VIP, al Costanzo Show, in cui Zorzi, come dire, faceva propaganda su quella che era la canzone napoletana. Io poi lo ripeto sempre, sono un po' come Maurizio sul Costanzo Show, ma... la musica folcloristica italiana è troppo sottovalutata, specialmente dai giovani. Beh, bravo. Però, la ribadisco. Tommy, abbiamo avuto Rietta Berti all'inizio di questa puntata, che ha fatto quel disco meraviglioso Mille con Achille Lauro e Fedez. Devo dire che L'usignolo sul filone di Cavriago. Esattamente. Su questo discorso che stavi facendo, in effetti forse è stato anche un modo per far conoscere ai più giovani l'usignolo di Cavriago, no? Fatto da Fedez, Achille Lauro. Se comunque chi non conosceva deve fare 10 Ave Maria, perché... Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Pentitevi, come mi dice Maurizio quando parto e non sono a Roma. Pentitevi. Mi chiama e mi dice pentiti quando me ne vado in giro. Allora, Orietta Berti l'avevi resa protagonista del TZ 101 la settimana scorsa, quella prima, perché sei sempre avanti, caro Tommy. Esatto, come perché personaggio. Quella scorsa credevo fosse il marito di Donna Summer. Ah già, scusa, il sudano che ricordiamo. Il sudano. Esatto, nessuna telefonata ancora per incidere canzoni? Purtroppo no. O mi chiama dallo sconosciuto e loro non risposto. Può darsi. Sicuramente è così, Tommy. Sì, anche secondo me. Mi piace prendere questa cosa per la mia sanità mentale. E quindi non posso pensare Berti... che Donna Summer o quello che resta di non voglia dare a me in mano, come dire. Ma sì, infatti, ma come si permette? Sudano, la genealogia dei suoi pei, io vorrei continuare, come dire, la dinastia, però vabbè, rimango in attesa. Oggi l'abbiamo rilanciata. Oh, la richiesta piccolo. È qui, proviamo a farla andare avanti, ribadiamo. Vediamo se... Ma pensa se veramente ti chiama domani il marito. E mi dice, smettila di nominarmi, sennò ti querelo. Esatto, niente canzoni per te. Ecco. Comunque, allora, il personaggio della settimana di un paio di settimane fa, Orietta Berti, proprio in vista dell'uscita di Mille, disco uscito l'11 giugno, ma oggi abbiamo sia del sentore internazionale che, come la settimana scorsa, anche italiano. Sono due.
sono due donne che io vorrei avere come migliori amiche, specialmente quest'estate, perché sia Melinda Gates che Mackenzie Bezos stanno per iniziare la loro prima estate da divorziate, e questo vuol dire che la signora Bezos si è beccata il 25% delle azioni di suo marito Jeff, che equivalgono a 36 miliardi di euro. Così, tanto per. E la sua compagna di merende Melinda Gates ha praticamente ho scoperto che suo marito, pare, poi quello che leggo su Forbes, che suo marito abbia fatto non abbia fatto la separazione dei beni, quindi lei si becca esattamente il 50% di quello che ha suo marito, che sono 65 miliardi. Speriamo che quindi facciano qualche opera di bene, speriamo. Beh, perché se non lo fanno che gli si ritorca tutto contro. Beh, loro lo fanno, credo che insomma. Spero che lo facciano, se no che gli si ritorca tutto contro. Direi che il concetto è chiaro. Un dovere morale. Non esageriamo, No, anche perché non sono più soldi. Anche perché le due signore insieme hanno, come dire, complessivamente un bel 100 miliardi. Vorrei sapere quali sono i piani estivi. No, vorrei sapere quali meriti hanno. Diciamo che sono, come dire, sono anche loro, Allora, ne conosco tante con quei meriti che hanno guadagnato molto meno. E vabbè, Maurizio, apriamo una colletta per quelle con gli stessi meriti che hanno guadagnato meno. Andiamo lungo le strade consolari, aiutiamo le nigeriane per strada con i soldi della signora Bezos, ecco. Io e Tommy sembriamo, sai, le mucche che guardano passare i treni ogni tanto quando, sì, quando Maurizio tu spari, ci siamo io e Tommy che tremiamo e ti guardiamo attorno. Però per fortuna è la quota coscienza, perché io ero più tipo, se sono amico lo so, in vita, capito? Però per fortuna c'è Maurizio che alza un attimo il livello. Sì, però, noi, ma se lei, io penso che il signor Bezos farà un viaggio su un'astronave, ma non basta. Uno ha pagato 28 milioni di dollari per fare un viaggio anche lui sull'astronave. Ha vinto l'asta. Ha vinto l'asta. Io gli auguro tutto il bene del mondo, ma che atterrino su Marte e non se ne parli più. Ma perché? Non tornino più indietro, sia Bezos che quello, se fanno una bella dependenza su Marte e ciccia. Una dependenza su Marte, forse è quella dove spedirai me tra poco. Ma non capisco perché ti accanisce così tanto sulla roba di andare, cioè, tanto hai tutti quei ma soldi. Ma perché lì mi pare esagerato? Se uno guadagna tanto, faccia un po' di beneficenza invece di pagarsi un viaggio nello spazio. Ma affanculo, scusi. No, ma si figuri, guarda, sono io per dirle, no, per l'amor del cielo. Da Parigi. Sì, non vi sento più così. Va bene, invece per restare in Italia parlavamo dei maturandi come personaggi, diciamo, della settimana, Tommy. Magari lì siamo in zona più tranquilla rispetto ai divorzi. Che parliamo dei maturandi, che come dire, ogni anno a questo punto dell'anno, come dire, tocca loro. Ma tu te la ricordi la tua maturità, cara Carlotta? Ma certo, Tommy, anche se erano le calende greche anche rispetto a te. Anche i professori se la ricordano. Molto bene, soprattutto perché ho cambiato la materia all'ultimo, il mio prof di fisica, io cambiai filosofia con fisica, che già ti spiega un po' la confusione mentale, mi disse: quadri, tu la mia materia la ignori completamente, cosa cambi in materia, ti do 7 solo perché mi stai simpatica. Questo è stato il preambolo. Poteva andarti peggio, perdonami. Della mia maturità, quindi figurati. La tua invece? Allora, io ho fatto la maturità alla scuola inglese, che è diversa da quella italiana, sì, certo. Perché io non ho mai fatto l'orale, perché nel sistema inglese non esiste l'interrogazione, è tutto scritto, quindi non ho mai provato quell'ebbrezza, no, dell'orale con il corpo docenti che ti guarda. È una cosa che, sai, che rimpiango un pochino, perché tutti ne parlano e io questa cosa non l'ho mai vissuta. Detto questo, me la sono egregiamente cavata lo stesso, perché bravo. A questo punto ho portato a casa quasi il massimo, addirittura. Perché lì sono 42 e io ho presi 40. Beh, complimenti. Bravo Tommy. Tu Maurizio sei sempre stato il mio è storica. Io ho fatto la maturità all'epoca Garibaldi era passato da poco. Sì. E io fui rimandato a settembre in italiano con la detta, questa definizione, tema troppo giornalistico. Io infatti da 65, da 70 anni faccio giornalista, quindi quel professore ci aveva visto lungo.
Complimenti, vedi? Ovunque lui sia. Beh, vedi, aveva detto bene. Alla fine ti ha dato una medaglia senza saperlo. Ha dato una medaglia prima, io sono al settembre. Sta consacrato senza saperlo, eh? Vedi? Esatto. Esatto, sì. E allora, siccome abbiamo già decretato chi è la preferita di oggi. No, a parte Tommy, piccola parentesi, ma perché ti chiamano Tombino? Ah, no, perché allora praticamente i miei detrattori, sì, quando vogliono parlare di me sui social, per fare, sì, in modo che io non lo legga, usano degli alias, ah, okay, tra cui Tombino. Ma, Tombino, vabbè, Zoppo è il nome completo, perché hanno nome e cognome. Ma è come l'elementare. Ma il Tombino, no, vuol dire che chi lo scrive è pieno di invidia, che è la signora Fogna. Ok, dica. Sarà contento il TZ, esatto, VIP di questa, esatto, cosa, adesso glielo ridiranno. Ah, scusa, altro nodo al fazzoletto. Ormai io e il TZ VIP siamo una cosa unica, Tommy, devi sapere, sì, anche so. su Twitter. Io sono, scusate, sono un po' più da Instagram, quindi su Twitter mi arrabatto. Ma sì, mi hanno detto di dirti lo è. Lo è. Cos'è? Lo è. Cos'è? Lo è un altro di quei tormentoni che nascono e muoiono all'interno del TZ VIP. Sì. Se te lo dovessi spiegare, non credo sarei in grado. Lo è. Lo è. Cioè, lo è un figo, lo è. Lo è bravo, lo è. Come dice, ma va. Io mi sono fatta assicurare che non fossero parolacce. No, no, lo è, no, che parolacce è. No, non lo so, no, magari no, lo è. Però articolo determinativo e verbo essere, lo è. Lo è, ma va. Lo è. Se vogliamo fare un'analisi logica. Sì, certo, grazie. Ne sentivo veramente la necessità, no, ma... per i maturandi lo faccio, non ti ricordo. Certo, perché sei un noi generoso. Noi felicemente diamolo... No. No, noi felicemente adesso chiediamo intanto di mandare a Claudio la sigla, perché tutti giovedì, quando c'è Tommy, il disco per Costanzo lo sceglie lui, quindi ah, sigla. Prego. Disco per Costanzo. Cosa hai pensato nel tuo vasto repertorio, Tommy? Allora, nel vasto repertorio di oggi volevo ricordare le sorelle Bertè, Emma Martini, che quando cantavano insieme, hanno fatto anche un paio di concerti insieme, erano favolose. Stupende, stupende. Stupende, stupende, perché erano proprio complementari, proprio yin e yang. No, la fortuna di conoscere la grinta di Loredana con la sofferenza di Mia Martini erano veramente poetiche insieme. E le volevo ricordare con forse uno dei loro pezzi più celebri, che è Stiamo come stiamo. Perché alla fine, voglio dire, tutti noi stiamo come stiamo, no? È proprio azzeccata anche per il periodo. Tommaso Zorzi mostra sempre di essere intelligente anche in queste scelte. Non c'è dubbio, quindi adesso noi la sentiamo. Tommy, ti diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie per essere con grazie noi. Grazie mille. Fino grazie al 22 volta, luglio. Te lo ricordo, vedi? 22 luglio. No, scrivitelo. C'è un'interferenza, c'è un'interferenza. Ciao Tommy, grazie. Su R101. Facciamo finta che. Facciamo finta che tu...